dilla dopo, perché adesso devo parlare con il responsabile dell'associazione Lion Animation, Fabrizio De Luca, prego. E là là, come stai? Todo bien? Bellissima. Buonasera. Bella, questa è la tua sigletta? Sì, è il jingle della Lion. Il jingle, Animation. Che bel jingle. Allora, caro Fabrizio, Lion Animation... Sempre più bella. Grazie. Io ti seguo da tanto. Caffè pagato. Anch'io so tutte le cose che fai, so che sei molto bravo, che sei partito nel 2005 dalla radio, quindi... Poi si la pensa televisione... che ho 50 anni, cioè no, 29, no, è che ha iniziato praticamente giovanissimo. Sì. Quindi bentornato a Gold TV, dove tu hai avuto anche dei trascorsi qui, giusto? Sì, nel 2013, infatti saluto Luciano Morelli, tutta la regia, lo staff tecnico della Gold, uno dei staff più ambiti, possiamo dire, ma soprattutto dei professionisti. Quindi facciamo un applauso a tutto è lo staff della Gold TV. Che sono bravissimi. Senti, quante cose hai fatto nel corso di pochi anni. Intanto questa Lion Animation è veramente un'associazione molto importante, quindi sviluppo, valorizzazione di tanti talenti, tanti artisti, ma si occupa anche di molte iniziative a scopo proprio sociale, quindi benefico. Natale, Babbo Natale negli ospedali, quindi questa una bella iniziativa che ho voluto sottolineare, che mi è piaciuta moltissimo. Sì. Dimmi di te. Allora, hai accennato appunto dell'iniziativa benefica, abbiamo varie iniziative, questa è una delle più toccanti. Io i primi anni andavo nei reparti agli ospedali di Napoli ed era forte, addirittura molti ragazzi non volevano entrare perché si andava anche in terapia intensiva e vedere quei bambini è massacrante. La sofferenza e il dolore dei bambini. Soprattutto anche i genitori, perché là parliamo di degenze anche di un mese, quindi vedevi le mamme che portavano le pentole, tutto quanto per il latte. Però la parte allegra, se vogliamo, il risvolto positivo è che tutti i bambini ricevevano questo dono dal Babbo Natale. Poi io che sono magrolino cercavo di ingrassarmi quanto sai quanto era possibile. Latte cucini, eh? Sì, tanto è vero che prima e poi mi faceva lui la cucitura con i punti. Una volta mi stava pure beccando. E dopodiché poi ci occupiamo di spettacoli dal vivo, anche il circo. In questo caso tu, se non sbaglio, hai avuto anche la grande Diana Orfei qui ospite. Sì, Diana Orfei, grazie veramente, una grande donna, una grande professionista, bellissima. Che ritorna quest'anno col Golden Circus a Roma, gli faccio pure pubblicità. Bravo, fai benissimo perché andremo a vedere di nuovo. Però voglio dire, hai fatto tantissime cose, conduzione radiofonica e poi animazione, appunto lavorato anche nel circo, conduttore televisivo, veramente a 360 gradi. Ti non piace ci siamo proprio, fatti mancare nulla. Ti piace diciamo. L'arte, vuol dire che ti piace l'arte. Sì, perché... Però tu prima accennavi al circo e so che c'è anche un ricordo importante. Speciale. La maestra, se vogliamo, ma non soltanto per me, per tanti, la grande Moira Orfea, alla quale facciamo un applauso, che ha cercato di... è stata l'icona del circo, ma non solo, l'icona dei bambini, e la ricordiamo con grande affetto tutti quanti. Senti, intanto vediamo scorrere alle nostre spalle delle immagini che ti riguardano. Sì, queste sono un po' tutte le prove e soprattutto poi le varie eventi che facciamo con la Gold TV. Con la Gold TV, scusa. Vedi, non c'è niente da facciamo con la Lion Animation. Qua, sì, qua, Gold dai. TV è rimasta nel cuore. Ma è un bel binomio, no? Lion Animation insieme a Gold TV. Sì. E no, naturalmente Golden, è tutto gold, è tutto d'oro tutto in questo oro, caso. Tutto oro. E in futuro che pensi di fare? Ma in futuro io spero soprattutto di campare di questo mestiere, che è la cosa più difficile. Dati i tempi, dati i tempi è un po'. Speriamo che però di continuare. Io dico sempre, il mio motto è crederci sempre, arrendersi mai, perché mai. Prima o poi i sogni diventano sempre realtà, poi soprattutto se ci si impegna, come del resto bisogna tu fai. Bisogna insistere sempre, mai arrendersi, perché pure io ne ho acchiappate di badoste negli anni. Nessuno esente però, da questo, nessuno. Quindi. Senti, ci sono anche delle belle iniziative per Natale? Sì, io ho una sorpresa per te. Dai. Sì. Te la vado a prendere un attimo, un secondo che ti vado a prendere questa sorpresa. Non è che arrivano, lo so, con qualche coccodrillo, oppure con gli acrobati, lanciatori di coltelli. No, né tigri,
Lei è Pippi Calzelunghe. Ecco, ah, bene, quindi torniamo a quando eravamo piccoli. Esatto, perché la Lion Animation... amica mia Danielina, ci ricordiamo noi di Pippi Calzelunghe. Ecco, questo è il burattino di Pippi Calzelunghe, perché noi facciamo gli spettacoli con il teatro dei burattini di Pippi Calzelunghe. Ma ho un'altra sorpresa ancora per te, Paolo. Sì? Oggi io ho la vera Pippi Calzelunghe che è qui, eccola qui, chiamiamola, eccola. Buonasera, ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Forza. Buonasera. 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 Una caramella? Grazie, mangio più tardi. Ah. Io sono diabetico. Una ciocca? Magari. Ma ecco. Anche al pubblico, offriamo qua al pubblico. Lei è così, è così. Però gradiscono, vedi? Tutti, eh? Beh, tempo di crisi va bene pure questo, E adesso che facciamo? Adesso so che devi fare un numero, un gioco, giusto? Un numero? Sì. Uno, due, tre, no. Mi serve una ragazza. Ai, ai, ai. Una ragazza del pubblico. Partecipa con me, vediamo un po'. Faceva la vicinessa prima lei, se non lo sapessi. Ah, bene. Facciamo un applauso. Scusi qua. Sì. Lei è un po' litigata con l'italiano. Infatti ho visto. Facciamo leggere questa signorina che si chiama Marita. Marita. Un'altra ancora? Sì, vediamo. Prendi qualche giovanotto pure di lì. Prova ora? Niente. Forse non ci vede bene, Pippi. Ultimo! Mi raccomando, sgravaglia... No, momento, qui c'è un problema. Sì, perché lei, questa ragazza, bene. Forse ha bisogno di un aiuto, Lei è anche oculista, Fa tutto lei.
Bravissima. Ecco. Grazie, ma brava Pippi, svegliamo ecco. Allora il nome di Pippi, dai. Si chiama Carla Perris. Bravissima Carla, una tra delle l'altro dinastie più importanti, acrobata, equilibrista del circo. Oh, oh. Bravissima. Grazie, e grazie a voi per avermi ospitato e a tutti, grandi, piccoli, persone che se lo possono permettere, persone che non se lo possono permettere. Buon Natale! Grazie. Ciao! Che soprano! Dalla regia saranno contenti. Sì, molto, molto. Può parlare anche senza microfono, guarda, sì, non serve. Allora, ho canto. Si vede, Paola, si vede, che si sente. Grazie. Dimmi. Quello che hai visto, in gergo noi lo chiamiamo la va spettacolo. Questa è la va spettacolo del circo. Cioè, sono tutti i numeri di un tempo, però, ecco, vedi, hanno un loro effetto anche a certo. giorno d'oggi. Cioè, dovremmo vedere anche una locandina. Sì, questa giusto? È la locandina eccola dello qua. Spettacolo di Pippi Calzelunghe, sì, ecco, di Pippi. Lion Animation, eccola qua. Che siamo in giro per tutta l'Italia e dai primi di gennaio partiamo con la tournée nei parchi e ovviamente chiunque vuole lo spettacolo può contattarci a www.lionanimation.it oppure sulla pagina Facebook Lion Animation. L'ho detto bene, Pippi? Lion Fatelo Animation. Perché sono bravissimi. Grazie! Altrimenti ve la mando a casa ad urlare. No. Grazie! Grazie, ciao! Beh, allora c'è la sigla? C'è una sigla, sì, che ti riguarda? Feliz Navidad. Che ah, bene, giusto, Feliz Navidad, giusto. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ciao a tutti e buon anno, buona festa! Grazie Luca! Bravo, bravo, ciao! Bravo. Ciao Pippi, ciao, ciao. Viva la Lion Animation. Grazie e buon lavoro.